le irachene che sono molto attive, c'è un coordinamento di circa 100 organizzazioni di donne in Iraq che lavorano e che funzionano. Ecco, allora queste donne hanno deciso innanzitutto di fare una battaglia contro questo articolo per evitare la situazione afghana, soprattutto perché loro si battono contro il fatto che ci sia una divisione tra le irachene, tra sciite, sunnite, eccetera. Quindi hanno preparato tutta un'azione legale e hanno presentato un ricorso al comitato per la revisione della Costituzione per cambiare o annullare questo articolo. Allora, il ricorso è stato accettato e ritenuto fondato, ora si dovrà vedere se il prossimo Parlamento accetterà di cambiare questo articolo della Costituzione, perché altrimenti il rischio è enorme. Adesso il codice della famiglia in vigore è ancora quello del 59, che peraltro era stato frutto anche di lotte delle donne, perché la prima organizzazione di donne, la Lega delle Donne Irachene, era nata negli anni 50. Poi era stata perseguitata perché queste donne erano molte donne comuniste o comunque accusate di essere comuniste, quindi perseguitate. Poi adesso sono tornate, molte si erano rifugiate in Kurdistan, adesso sono tornate a Baghdad. Quindi insomma le donne sono molto attive. E questo codice della famiglia, che appunto è molto, molto progressista, avevano già tentato di abolirlo nel 2003, subito dopo l'invasione, era stato nominato un consiglio governativo provvisorio e con diversi esponenti dei vari partiti politici, e nel periodo a dicembre del 2003 facevano la presidenza a turno, un mese ognuno, ogni mese cambiava il presidente del consiglio governativo, e nel mese di dicembre presiedeva il consiglio governativo un ayatollah Falakim, il quale aveva deciso un giorno, siccome non si rispettava la legge, un giorno aveva fatto, tutto veniva regolato da ordini, che si chiamano order, aveva fatto un ordine che aboliva il codice della famiglia e veniva sostituito con la Sharia. Beh, allora erano scese in piazza tutte le donne, anche le ministre, perché sono anche ministre donne, eccetera, e questa cosa l'hanno bloccata. Però appunto con questo articolo della Costituzione c'è sempre in agguato la possibilità che il codice della famiglia venga cambiato, e sicuramente venga cambiato in peggio, anche perché l'atteggiamento dei politici, come si vede appunto il fatto che i ministri sciiti prima non è che era la poligamia era stata abolita definitivamente, però col codice, questo codice della famiglia ci volevano tanti permessi per potersi risposare, che era molto disincentivata la poligamia. Invece adesso ci sono anche ministri che si sono risposati, che hanno altre mogli, eccetera, quindi la tendenza è al ritorno allo sviluppo della poligamia. In Kurdistan, dove c'è un governo regionale, avevano presentato una richiesta per l'abolizione della poligamia, però per 2 voti non è passato. Insomma, rappresenta un successo, perché solo per 2 voti, dicevano le donne, la prossima volta forse riusciamo a farlo passare. Però anche lì poi c'è molta connivenza con i partiti religiosi, islamisti, eccetera, e quindi insomma sulle donne si passa sempre, no? Passano sempre le leggi più infami, perché tanto i maschi si mettono d'accordo. Però quando sono stata in Kurdistan io, era stato indetto dal governo curdo una settimana per eliminare la violenza contro le donne, e c'erano molte attività appunto contro questa violenza, e io ho scoperto una realtà, perché il Kurdistan era ritenuto più laico del resto dell'Iraq, quindi ho scoperto una realtà di violenza contro le donne tremenda, a parte l'infibulazione che lì è molto diffusa, pensavano. Francamente non sapevo che nel Kurdistan ci fosse l'infibulazione. E poi, vabbè, delitti d'onore, ma soprattutto molte donne che vengono bruciate in casa dal marito, dalla famiglia, così. Ma loro non hanno, oppure loro stesse si danno fuoco perché non ne possono più. Quindi io per esempio ero già... C'è un alto tasso di suicidi. C'è un altissimo tasso di suicidi. Però loro non hanno neanche il coraggio di denunciarlo, quando poi vengono ricoverate dicono che è stato un incidente domestico, perché non hanno paura di dirlo, non lo vogliono dire, hanno paura di quello che poi può succedere se loro dicono quello che è successo veramente.
vabbè, c'è tutta la questione della prostituzione, della tratta delle ragazze irachene che vengono portate a prostituirsi, soprattutto in Siria, dove arrivano gli sceicchi dal Golfo, eccetera. E c'è anche la prostituzione in Iraq, perché molte donne vedove non sanno come mantenersi e quindi ricorrono alla prostituzione, rischiando poi il delitto d'onore, perché poi così si lava l'onore della famiglia. Ma allora il governo ha pensato di aiutare le donne vedove, perché si calcola che siano 1 milione le donne vedove in Iraq. Come in tutti i paesi dove ci sono state ripetute guerre, ci sono molte vedove, allora, si calcola che siano 1 milione. Allora il governo ha deciso di dare un incentivo ai maschi che sposano le vedove. Per sposare una vedova non c'è bisogno di chiedere la prima moglie, perché nel caso di poligamia devi chiedere il permesso alla prima moglie al giudice se puoi sposare. Invece nel caso si sposa una vedova la puoi sposare comunque. Il governo ha stabilito di dare l'equivalente di $8,500 a un maschio tra i 20 e i 40 anni che sposa una vedova. Allora anche lì c'è stata una ribellione delle donne, perché le associazioni di donne hanno detto, vabbè, se si vuole promuovere la condizione della donna si danno alle donne questi soldi, così magari avviano un'attività, fanno qualcosa. No, invece si aiutano i maschi a sposare donne vedove, così è successo, così per schiavizzare le donne. Soprattutto molti maschi che hanno sposato queste donne si sono incassati gli $8,500, poi le hanno abbandonate, le hanno ripudiate. Fa una cosa veramente... Nella sua marcia di avvicinamento all'Iraq, Giuliana ha modo di conoscere da vicino la vita di stenti dei profughi. Sono soprattutto donne, ma anche bambini che sono costretti a non andare a scuola perché la loro misera attività è l'unica fonte di sostentamento delle proprie famiglie. Sì, a causa della violenza, della guerra, sono fuggiti dall'Iraq circa 2 milioni di iracheni e 2 milioni sono sfollati all'interno dell'Iraq. La maggior parte sono fuggiti in Siria, perché era la cosa più semplice andare in Siria, e sono circa 1,5 milioni, mentre un altro 500.000 sono in Giordania. In Giordania tendenzialmente erano fuggiti quelli che avevano un po' più di soldi, mentre quelli che sono in Siria sono un po' meno abbienti. Comunque i profughi iracheni sono diversi dai profughi che ho visto in altre parti del mondo, perché in genere gli altri profughi si rifugiano in campi profughi sotto le tende, eccetera. Invece i profughi iracheni sono scappati con l'idea che bastava rimanere fuori dal paese per un breve periodo, al massimo un anno, e poi avrebbero potuto tornare perché sarebbe cessata la violenza. Quindi hanno venduto o hanno affittato le case o hanno venduto i loro averi per potersi mantenere durante il periodo in cui stavano fuori. Quindi sono andati, hanno affittato delle case e hanno cercato di sopravvivere lì finché avevano soldi. All'inizio potevano anche rientrare a prendere le razioni che vengono ancora, sono diminuite adesso, ma dai tempi dell'embargo alla popolazione irachena veniva distribuita una razione di cibo ogni mese per poter sopravvivere. E, però a un certo punto, dal dicembre del 2000, e quando sono venuta io era il 2008, questi paesi, sia la Giordania che la Siria, hanno messo il visto, quindi era più complicato rientrare e uscire, soprattutto a un certo punto se rientravano in Iraq e non potevano più uscire. Comunque il problema è che sia la Giordania che la Siria non riconoscono lo status di rifugiato e considerano gli altri arabi che vanno a vivere lì come ospiti che però non hanno il diritto di lavorare. Quindi se tu vivi in Siria o in Giordania e sei iracheno non puoi lavorare, a meno che tu abbia la residenza. Ma per avere la residenza, per esempio in Giordania, devi versare in banca l'equivalente di 100 milioni, quelli che hanno 100 milioni da versare, 100 milioni non hanno bisogno di lavorare.